Ragazzi, sono ormai le 9 di sera e siamo ancora qua. È successo un cazzo di casino. Mi sono innamorato di questa macchina. È un Aristo. Questa ha già dei pezzi, intercooler, c'è tante cose. Non ve la voglio spoilerare. Vi dicevo, ha quasi 400 cavalli e c'ha tanta roba. Tanta roba. Spero di non andare d'accordo, anzi spero di litigare e andare alle mani in modo che ce ne andiamo con un'auto sola. Maledizione, che brutta malattia che ho, che è quella delle macchine. Avevo già deciso di mettere in vendita la moto e adesso credo che la venderò. Che belli questi fari a LED. Sono a LED. Li avevo visti. Mi aspettavo più casino. Anch'io. Not have the exhaust. Pumps. Slow. Yeah, slow, yeah. Yeah. Pumps is performance exhaust. No sound, but performance. Ah, okay, okay. Yeah. No sound, but performance. Yeah. Anche questa è l'Engi Lights. Sembra una macchina della Yakuza. Non so come. Dentro è tutta in pelle questa e ha 50.000 km, no scusate, 67.000 km per esattezza. Si è sbagliato, ma va bene, 67.000 km. Non vedo spie accese. Dopo ha tutta l'illuminazione personalizzata di blu, vedete, mi hanno cambiato tutto. Tanti dettagli, colore bianco perla, sembra tenuta molto bene. Gomme nuove? Sì, la marca delle gomme è fantastica, sono italiane e si chiamano Davanti. Che marca è Davanti? No, le Davanti di X640, se qualcuno conosce le Davanti mi faccia sapere. C'ha il suo stile, ragazzi, ce l'ha. Adesso dobbiamo tirare fuori questa 350Z e quella BMW e poi la tiriamo fuori e la vado a provare, ragazzi. La vado a provare, mi si è abbassato anche il cappello, perché sono un grandissimo stronzo e la voglio andare a provare, voglio farmi male. Sono tipo adesso ormai le 9:30 e siamo ancora qua in autosalone. Pensate quanto vi sto rompendo i coglioni a questa persona. No, non è vero, perché tra appassionati non c'è limite di orario. Questa è una ISF, ho scoperto. E qua anche c'è un'altra Lexus con il V8, guardatela. Lui è specializzato in queste auto qua, mi ha detto che ha importato fino adesso oltre 70 Toyota Aristo. Noi con le Toyota Aristo faremo la storia in Italia. E vaffanculo haters di merda. Questo video è dedicato a voi. Vaffanculo haters di merda che mi scrivete su Instagram stronzate che il mio team la pagherà e che sono un falso. Ma vaffanculo falso. Toh, stronzi. Film. Andiamo a filmare. Film. Così la sbatti subito, così sei costretto a comprarla. Vieni avanti dritto. Dritto. Vai dritto. Vai dritto. Vai, vai. Vai, vai, vai. Facendo una cazzata. Praticamente gli ho fatto un'offerta, abbiamo contrattato un po', l'ha accettata, però poi non siamo riusciti ad andare d'accordo per il metodo di pagamento, perché giustamente non è che uno viaggia con tutti questi soldi in tasca, e quindi mi ha proposto di portarmela lui prossima settimana. Cioè le cose si sono un pochino complicate, quindi adesso andrò, qui non si vede un cazzo, dov'è la luce? Qua. Adesso andremo a mangiare, andiamo in hotel, ci dormirò sopra e vediamo, perché volendo posso tornare in un altro video, vedremo cosa fare, ci penso. Io credo molto nel destino a volte e penso che magari questo è un segnale, no, non lo so, ci devo pensare. Poi le cose così di impatto
vanno sempre bene, specialmente in questi casi, però il mio obiettivo era proprio quello di concludere e tornare a casa con le due macchine oggi, anche perché le cose d'impatto, come molti di voi che stanno guardando sanno, sono un discorso. Sono venuto qua, la macchina mi è piaciuta, la prendo, torno a casa. Cioè, deve essere così. Tra tre giorni magari di questa macchina non me ne fregherà più niente. È ormai praticamente mezzanotte, perché praticamente ci siamo fatti portare in un posto per mangiare un hamburger, che è questo qua che vedete alle mie spalle. Adesso non si vede, ve lo faccio vedere. O magari ci ha abbandonato qua e è andato a casa a dormire, perché poveraccio. Siamo arrivati alle 5 per vedere la macchina ed è quasi mezzanotte in questo momento per vendere una macchina, quasi due, è lunga la faccenda. Comunque adesso vediamo se vi faccio vedere qualcosa che mangiamo. È arrivato il cibo, noi abbiamo aspettato per un'ora, non so perché la gente entrava, usciva, i rider, però a un certo punto è arrivato, per fortuna, però abbiamo aspettato un'ora. È tipo l'una del mattino quasi, speriamo di riuscire a dormire un po', perché poi una volta ci addormentiamo ci dobbiamo svegliare presto per partire. Giorno 2, sono le 7:30 del mattino, abbiamo fatto un po' tardi, volevamo partire molto presto, però tra una cosa e l'altra siamo andati a dormire alle 2, perché per mangiare ci è voluto un sacco, per parlare ci è voluto un sacco, abbiamo avuto mille idee, mille progetti, e con il ragazzo che ci ha dato l'altra macchina abbiamo fatto un sacco di chiacchiere, un vero appassionato, e poi ci siamo accordati anche per dei lavori, quindi è stato un viaggio, diciamo, proficuo. Vi faccio vedere qui l'esterno dalla finestra dell'hotel, quello che si vede. Comincia già a esserci vita, delle persone che fanno jogging, se vedete, beati loro, che si tengono in forma. Un McDonald's, sono abbastanza scombussolato a livello di stomaco. Adesso scendiamo. Abbiamo già Mario che ci aspetta con la auto presidenziale accesa. O non è accesa? Non lo so se è accesa o non è accesa, perché è veramente... non fa un cazzo di rumore questa macchina. Allora, spese fino adesso, facciamo i conti, aspetta che vado di là. A parte la macchina, che quella non conta. Abbiamo avuto 90 euro di biglietto a testa, quindi 180 euro di biglietti. Sì. 30 euro per un pezzo di focaccia all'aeroporto. Maledetti. Quindi siamo già a 210. 30 euro di parcheggio. 30 euro di parcheggio, 240. 130 euro di hotel. Sì, quindi 2,70 3,70 3,70 ieri sera la cena ce l'hanno offerta, per fortuna. Adesso ci sarà la benzina, quindi fino adesso sono 370 euro, a parte il costo della macchina, che sti cazzi. Se dobbiamo proprio mettere spese rispetto anche all'acquisto della macchina, ci dobbiamo aggiungere le targhe, quindi 3,70 5,70, giusto? Sì. Più tutta la benzina per tornare e varie autostrade. Mi pare che in Olanda l'autostrada è gratis, in Germania l'autostrada è gratis, non si paga. C'è da pagare la vignetta. In Austria c'è la vignetta che mi pare costa 10-15 euro, poi vediamo. E poi c'è l'autostrada, quando arriviamo in Italia ci fottono subito ai caselli con 50 euro di autostrada. Adesso partiamo, andiamo a cercarci l'autostrada. 1307 km. Bene, 1307 km. Da piangere. Aggiornamento ragazzi, stiamo per uscire dalla Germania, ci siamo fermati, siamo usciti fuori dall'autostrada perché qui la benzina costa un pochino meno. Allora, ci tengo a precisare una cosa: in Olanda la benzina ha un prezzo medio di 2,50 euro, in Germania la benzina ha un prezzo medio di 2,10 euro 2,20 euro. Adesso vi faccio vedere, uscendo dall'autostrada per così dire, in un benzinaio economico quanto costa la benzina normale. Poco sotto i 2 euro. Quindi a volte in Italia ci si lamenta per chissà cosa, mentre invece nel resto dell'Europa effettivamente la benzina costa più di 2 euro. E parlando con il ragazzo in Olanda mi ha detto che è normalità, che è praticamente sempre così. Siamo a quota 300, poi vi metterò lo schema giusto, credo 330 euro di benzina con questo pieno, che con questo pieno credo che riusciremo ad arrivare in Italia. Adesso facciamo cambio, ho guidato più di 800 km, quindi più di metà strada, ho guidato io.
Adesso io sono sfinito, anche perché stanotte non ho dormito, quindi si farà benzina, come vedete, e poi allo stesso tempo facciamo cambio. Quindi da qui in poi guiderà Mario. La macchina è comoda, comoda, sembra un salotto. Adesso arriviamo fino al confine con l'Austria, poi ci fermiamo, vi faccio vedere cosa bisogna fare quando si arriva al confine con l'Austria per poter utilizzare l'autostrada. E poi via verso l'Italia. In questo momento mancano ancora 680 km. Mi viene da piangere. Ma questo è quello che faccio anche per voi. Spero che questo tipo di contenuti on the road, JDM Adventure on the road, vi piaccia. Scrivetemi nei commenti se volete vedere altri video come questo, perché in questo caso quando vado a prendere le macchine vi faccio vedere anche all'estero. E iscrivetevi al canale, perché contenuti come questo non ve li porta nessuno, oppure ve li porta qualcuno copiandomi, ma non è la stessa cosa. E soprattutto venite su Instagram. Ci aggiorniamo più tardi. Ormai sono le 7 di sera, tengo gli occhiali perché ho gli occhi in condizioni pietose. Quello che vedete alle mie spalle, non so se si vede questo logo, è l'entrata dell'Austria. Siamo al confine. Adesso bisogna capire se ci fermano o no, perché in Austria quasi sempre c'è tipo la dogana e quindi ti fermano. Faccio vedere un po' dove siamo. Questo posto si chiama Vignette Neverkauf. Quindi molto dolce come nome, si compra quello che serve per attraversare il confine, ovviamente in autostrada. È una specie di bollino che si attacca poi sul vetro anteriore della macchina e permette di circolare in autostrada. Anziché avere il biglietto a ogni casello, loro hanno un bollino e bisogna comprarlo, ragazzi. Se passate per l'Austria non fate la cazzata di dire boh, sono pochi chilometri, non mi beccano, perché se vi beccano vi fanno un bucio così e dovete pagare la multa immediatamente con contanti o bancomat, e mi pare sono 150 euro se non ricordo male. Se no lasciate lì la macchina e andate a piedi, cioè vi sequestrano la macchina, vi prendono le targhe dall'auto, qui non si scherza. Per cui adesso vediamo se sì, è riuscito. Quanto costa la vignetta? 12,50. Quindi praticamente questo adesivo che si attacca sul vetro. Una volta attaccato non si può più togliere, perché se si toglie si rompe, quindi non potete assolutamente fregarli. E per toglierlo ti danno questo adesso. Figo. Quindi adesso attacchiamo questo e poi andiamo verso l'Italia. Vediamo. Intanto... Ecco, per... E niente, per andare indietro e fare la ripresa della macchina mi sono ammazzato e comunque non lo taglierò questo pezzo. Quindi a questo punto mancano, mi pare, 300 km e ci vediamo direttamente in officina per l'ultima parte del video. Approdati in Austria, ci hanno tenuto d'occhio per un po' e adesso ci stanno portando fuori la polizia per non so per quale motivo. La teoria potrebbe essere che sorpassandoci hanno visto me che ero al telefono, che cazzeggiavo. C'è ma ho ovviamente la guida a destra, quindi io non sto usando il telefono mentre guido, no? Adesso non so se riesco a tenere la telecamera attiva, vediamo se riesco. Che altro potrei attivare la GoPro. Hi. Wissen Sie warum Sie anhalten? Sprechen Sie Deutsch oder Englisch? English. English. Hi. The drive is right. Okay. Please documents of the car. Hai sbagliato, vero? Ah, il triangolo. Il triangolo. Mamma mia. Il triangolo ci chiedono. Il triangolo ci chiedono, ragazzi. Il triangolo. Ci stanno chiedendo se abbiamo il triangolo. Perché ormai la figura di merda è fatta e una multa ce la devono fare, sostanzialmente. This is export... It's no, it's a letter you need in ill. Ah. But this car this, is... This is registration in Netherlands.
The registration from the... This car is not registration in Holland now. It's for export. The plate is registration. The plate is registration with your name? Of the owner. Export. Yes, but it's... Only for the truck. Yes, it's, but it's registration. And so you need the international sign. Because you don't have the triangle, the first aid kit and the vest, we have to charge 15 for the vest, 15 for the triangle and 15 for the kit. We can make 15 and with the money you go to the shop and buy the things for the car kit. For wounds, if you have an accident. Ah, primo soccorso. Yeah. Okay, yeah. Okay, ho capito. Three items. Yeah. Reflective jacket. Yeah. Primo for accident. Okay. Yeah. And triangle. Yeah. Vado. And now 15 euros because you didn't have it. Allora, sono 50, sono 20. No, 50 se non compri. Ok. E quindi? Se vai a comprare 20. E vado a comprarlo. Adesso andiamo, però 20 devi pagare lo stesso. Ah, ok. Piuttosto che smettere di guardare la macchina va bene 20 euro, mi interessa. E poi quella roba lì da comprare. E attenzione, perché manca una cosa fondamentale, che sono le catene da neve, che adesso li chiederò. Come mai non ti chiedono le catene da neve? Perché non hai le gomme invernali. Ma fatti curare, fatti che ti togli. Mi rompere i coglioni. Strano, fa anche freddo, c'è ghiaccio. Allora, non so cosa si sia capito dal video girato col telefono, però sostanzialmente riassumo. Ci hanno sorpassato, hanno visto che io usavo il telefono e quindi, pensando che quello alla guida si stesse facendo bellamente i cazzi suoi con due mani addirittura, ci hanno fatto accostare e ci hanno fermato. Poi si sono resi conto che non guidavo io, perché la macchina è la guida destra, e hanno cercato un'altra scusa per farci una multa, avevamo fatto una figura di merda. E allora ci hanno chiesto se avevamo il triangolo, il giubbotto catarifrangente e il kit di primo soccorso, che teoricamente bisogna averlo, però abbiamo preso una macchina in Olanda, cosa facevamo? Ce lo portavamo in aereo. Per le prossime volte lo acquisteremo. E ci hanno contestato il fatto che non ci sia il bollino con la nazione di provenienza. Alla fine ci hanno fatto 15 euro di multa, ma con l'obbligo di andare allo shop dove stiamo andando adesso a comprare le tre cose che ci mancano, altrimenti erano 150 euro di multa per tutto. Bottino ce l'abbiamo. Il bottino ce l'abbiamo. Triangolo. Che mica triangolo. Qua. Eccolo lì. Triangolo. Il bottino triangolo e kit di primo soccorso. Manca. Che okay, è qua sopra, guarda. Questo qui? Ah sì. E che cazzo? Dove costa 20 euro? Dio bestia. E quello per le moto 15. Questo ce l'ho quasi. Quindi totale di? 18 e 8 e questo e 6. Ma va fa quanto? Ha 50 euro il peso. Lo stesso 50 euro, quindi totale 65 euro. Però gli oggetti almeno ti restano, cioè meglio della multa, voglio dire, è il fatto di aver comprato gli oggetti, no? Bene ragazzi, siamo riusciti finalmente ad arrivare in officina. Come vedete la macchina è già sul ponte, perché ho intenzione di dargli una piccola occhiata mentre Mario è via. Quindi di nascosto daremo un'occhiata alla sua macchina per vedere in che condizioni è sotto, sopra. Così vi rivelo in tempo reale le condizioni, ovviamente non interne e esterne che abbiamo già visto, ma le condizioni sotto del telaio. Ecco ragazzi, dopo aver alzato la macchina sul ponte, andiamo a dare un'occhiata alla parte sotto. Qui manca un pezzetto di plastica perché si è staccato per strada, si vede che non era avvitato, ma è in macchina. Come vedete non ci sono particolari perdite di olio, trasudazioni, non c'è niente, è praticamente immacolata. Guardate anche queste clip come sono, cioè, di plastica perfetta. Il telaio, come vedete, non ha neanche un segno di ruggine, è praticamente perfetta. E ha fatto proprio un affare. Guardate anche lo scarico originale, come è fatto, stupendo. Praticamente uno scarico singolo che poi si sdoppia con le due uscite e i due silenziatori, strabello. Solo che
questi due silenziatori giganteschi devono urgentemente andarsene fuori dai coglioni, perché la macchina suona proprio poco al momento. E con una fantastica visuale di questo 2JZ GTE, e a proposito, reggi qua, fatemi sapere nei commenti, dopo esservi iscritti al canale e aver messo like, se volete e quando volete la recensione specifica di questa Aristo, che è completamente stock e non so se lo resterà per molto. Non penso. Questa è la sua macchina, come ho già detto mille volte, per cui fatemi sapere se volete una recensione di una Toyota Aristo, la Supra 5 porte potremmo chiamarla. Il viaggio è stato lungo, 1400 km di quante ore? 15. 15 ore. Come avete visto, ci hanno anche quasi arrestato. Abbiamo, diciamo, attraversato tutta l'Europa, Olanda, Germania, Austria e poi Italia. Abbiamo evitato accuratamente la Svizzera, perché è meglio non passare per la Svizzera. Il viaggio è stato un po' lungo e faticoso, ma su un'auto del genere, che è super comoda, non c'è nessun problema. Io sono tornato dall'Olanda persino con un RX7 e con una Supra senza riscaldamento, perché c'erano tipo meno 5 gradi e non riusciva a scaldare perché era intasato il radiatore. Vi chiedo se vi piace questo tipo di contenuti di viaggi, avventure in giro per il mondo, perché se vi piacciono ne ho già altri in programma. Se non vi piacciono li faccio e mi riguardo solo io e voi non vedete niente. Va bene ragazzi, vi ringrazio per essere stati qui con noi. Il video lo chiudiamo qui perché sicuramente è lungo. È stato fatto in due parti perché c'erano tante cose da vedere, ma potevano essere anche tre e anche quattro. Ma state connessi perché c'è una sorpresa per voi a livello di viaggi che arriverà molto presto. Ci vediamo nel prossimo video e ciao!